Ok, partiamo dall'inizio. Vieni svegliato da uno strano suono. Non è la tua sveglia. Sono le 5 del mattino e dopo pochi secondi ti accorgi che quel suono è un colpo alla finestra. Ma tu vivi al 12° piano. Chi o cosa potrebbe bussare? I lavavetri? Vivi in un normale condominio, non in un grattacielo con uffici. I colpi si fanno sempre più forti. Prendi coraggio e vai alla finestra, allunghi la mano verso la tenda e la tiri bruscamente da parte. Quello che vedi è fantastico. Ci sono piccoli pesci volanti o galleggianti fuori dalla finestra. Ce ne sono a migliaia. Un branco di sardine che si libera direttamente verso il cielo. Alcune, passando, bussano alla tua finestra. Ci sono così tante sardine che non si riesce a vedere cosa succede fuori. Ma mentre l'ultimo pesce passa, riesci finalmente ad avere un quadro completo della situazione. Tra le case volano pesci grandi e piccoli. I polpi fendono l'aria con i loro tentacoli muovendosi dentro una nuvola di pioggia. Un'enorme balena sta lentamente andando alla deriva verso l'orizzonte. Sopra il tetto di una casa vicina, due squali inseguono quattro leoni marini. Un vicino ti saluta con la mano. Tiene una canna da pesca dalla finestra e aspetta che qualche pesce abbocchi. Una classe, no, uno stormo di delfini vola davanti alla tua finestra. Fischiano allegramente, come se ti salutassero. Che cosa sta succedendo? Accendi la TV. Tutti i canali trasmettono la stessa notizia. Le creature marine della Terra hanno imparato a volare, lasciando l'oceano e popolando il cielo. I voli in tutto il mondo sono cancellati e i pescatori sono fermi con i loro battelli nei mari, negli oceani, nei laghi e nei fiumi. Nessuno sa cosa sia successo. Ti vesti ed esci. Le tartarughe marine strisciano a terra. Si agitano, sbattono le pinne e si librano in aria. Uno stormo di gamberi ti passa davanti. L'oceano ha perso la sua gravità. Che ne è stato di tutta l'acqua? Vivi in una città portuale, vicino al mare, e decidi di andare sulla costa. Raggiungi la riva e vedi che l'acqua è calma. La gravità sembra essere immutata. Ma le creature marine continuano a prendere il volo. 6 mesi dopo. La gente si è abituata gradualmente a questo nuovo fenomeno naturale. I pesci occupano la maggior parte del cielo. Alcune creature marine si addentrano negli strati più alti dell'atmosfera. Gli uccelli più piccoli sono quasi scomparsi a causa della presenza di pesci predatori nel cielo. Gli uccelli predatori trovano più facilmente le loro prede e sono diventati più pesanti. Hanno mangiato così tanto che non possono più volare. Gabbiani paffuti, albatros, pellicani e aquile possono a malapena camminare e si sostengono a malapena. Gli aerei hanno smesso di volare e i viaggi in nave sono aumentati. L'ecosistema mondiale sta cambiando completamente. L'oceano non ha più vita. Il numero di batteri, microbi e dei vari nutrienti presenti nell'acqua si è spostato nell'aria. Le persone si ammalano più spesso e in alcune zone diventa difficile respirare. Quando piove, milioni di gamberi e piccoli pesci cadono a terra insieme all'acqua. Molti mammiferi predatori che normalmente si nutrivano di pesci cominciano a morire di fame. Hanno lasciato il loro habitat naturale spostandosi nelle strade cittadine in cerca di cibo. I ricercatori che studiano le creature volanti scoprono che in qualche modo hanno cambiato la struttura dei loro polmoni. Ma non si sa ancora come i pesci abbiano sviluppato la capacità di volare. Sembra che la natura abbia deciso di spingere le persone fuori dal loro ambiente abituale. I pescatori costruiscono delle speciali mongolfiere per pescare in cielo. Alcuni atleti lanciano un lasso alle balene volanti e le cavalcano come enormi cavalli, anche se l'atterraggio può risultare complicato. Le creature che prima nuotavano solo nelle profondità dell'oceano si stabiliscono ad alta quota. I ricercatori scoprono nuove specie di pesci prima sconosciute. Dalle profondità dell'oceano un polpo gigante si alza in aria. In molti lo chiamano Kraken. Questo mostro ha trovato una nuova casa, proprio sulla cima dell'Everest. Ora tutti hanno paura di scalare questa montagna. Le creature delle profondità marine raggiungono lo spazio. Sulla ISS, gli astronauti osservano animali incredibili in grado di volare. Sembrano forme di vita aliene provenienti da altri pianeti, non dalla Terra. In alcune zone gli squali scendono a terra in cerca di cibo. In questi luoghi la gente ha paura di uscire. Le organizzazioni di pescatori acquistano enormi Boeing e vi attaccano delle reti per catturare i pesci in aria. Ma i voli non sono sicuri, soprattutto quando una balena appare all'improvviso sulla loro traiettoria.
Le autorità impongono il coprifuoco in molte città. La gente sale sui tetti e guarda un incredibile spettacolo notturno. Meduse volanti che fluttuano nell'aria. Grazie alle loro proteine bioluminescenti, queste creature luminose si confondono con le stelle in cielo. Ma attenzione, alcune di queste meduse sono molto velenose. Alcune persone erano così affascinate dalle bellissime meduse che le hanno toccate e sono finite in ospedale. I calamari, spaventati dalle nuove condizioni, rilasciano inchiostro nell'aria. Quando molti calamari lo fanno, l'inchiostro blocca la luce del sole. A volte le strade sono congestionate da improvvisi ingorghi perché le anguille volanti fanno scattare i semafori con le loro scariche elettriche. Mentre tutta l'umanità guarda il cielo, quasi nessuno ha notato cosa sta succedendo qua giù. In tutto il mondo gli ospedali sono affollati di persone con una strana disabilità fisica. Sotto le orecchie delle persone si formano degli strani buchi. I medici non capiscono con cosa hanno a che fare, ma quando uno dei pazienti si butta in un lago, scoprono che può respirare sott'acqua. Agli uomini stanno spuntando le branchie. All'inizio la maggior parte delle persone si rifiuta di andare sott'acqua, ma la nuova struttura dei loro polmoni li costringe a farlo, se non vogliono passare il resto della loro vita indossando una maschera antigas. Alcuni apprezzano la possibilità di andare sott'acqua e iniziare una nuova vita. Il corpo umano si adatta alle basse temperature e alle elevate pressioni. C'è molto lavoro da fare per creare città e infrastrutture, ma le cose non sono poi così male. C'è più spazio nell'acqua che sulla terraferma. Un anno dopo, inizia la migrazione di massa verso gli oceani, ma invece di una nuova vita gli umani trovano spazzatura, un sacco di spazzatura. Miliardi di tonnellate di plastica galleggiano nell'acqua. Quella che avrebbe dovuta essere la nuova casa si rivela un'enorme discarica che loro stessi hanno creato. Inizia così il recupero globale della plastica. Ogni giorno la gente raccoglie tonnellate di spazzatura dall'oceano. L'acqua diventa sempre più pulita. Sulla terraferma spuntano delle discariche di rifiuti. 5 anni dopo. L'acqua è diventata più pulita. La gente non vive più nella spazzatura. Tutta la plastica è sulla terraferma. Non appena il problema è risolto, l'umanità comincia a costruire le città sottomarine. Improvvisamente però, tutti i pesci cominciano a ricadere nei mari e negli oceani. Ogni cosa ritorna alla normalità. La gente perde le branchie e torna sulla terraferma. Le creature marine ritornano nel loro habitat, finalmente pulito. Filosofi e scienziati di tutto il mondo credono che in questo modo la natura abbia dato una lezione alle persone. Adesso capiamo come si vive in un mondo pieno di spazzatura e come ci si dovrebbe preoccupare del pianeta. Gli uomini si sono resi conto che serve un notevole sforzo per preservare l'ecologia del pianeta. Vengono costruiti impianti di riciclaggio dei rifiuti. Ogni persona smette di usare la plastica. Ritorna l'armonia tra l'uomo e la natura. Il pesce rosso della Tasmania. Hai mai sognato di dare il 5 a un pesce? Beh, il pesce rosso della Tasmania è il candidato più adatto. Tanto è vero che non nuota come un pesce, cammina. Usa le sue pinne, simili a mani palmate, per spostarsi sul fondale. Questi pesciolini sono molto sensibili alla presenza di sub e barche. C'è persino chi se li porta via per tenerli poi in acquario a casa. Lasciamoli in pace e salutiamoli. Il calamaro vampiro. Il nome scientifico di questa specie è Vampiroteutis infernalis, ovvero calamaro vampiro infernale. Beh, come minimo questa creatura si diverte a terrorizzare tutti, dato il suo colore rosso scuro, i suoi aculei e l'ancora più spaventosa capacità di rovesciare il suo corpo. Il calamaro vampiro è un tipo molto teatrale, ma in realtà è del tutto innocuo per noi. Un po' come se Dracula si divertisse a spaventarci, ma senza i suoi canini sporgenti. Il calamaro vampiro si nutre dei detriti lasciati da piante e animali nelle acque vicino alla superficie. Non essendo un predatore attivo, questo mollusco ha bisogno di sapersi difendere e il suo look così spaventoso serve a tenere alla larga eventuali predatori. Anche la sua capacità di rovesciarsi è dovuta alla necessità di mettere in mostra gli aculei di cui è dotato internamente. Inoltre rilascia una sostanza incolore ma ricca di sostanze chimiche bioluminescenti che confonde l'aggressore. La focena del Golfo di California. Fare un giro in barca al largo del Messico, che paradiso! Il sole, l'oceano blu e il più raro cetaceo al mondo. Un momento, cosa? Questa focena, piccola e innocua, non si farà comunque vedere facilmente, è incredibilmente timida.
Questa focena, detta in spagnolo vaquita, cioè piccola mucca, è uno dei più piccoli cetacei esistenti. Ha delle piccole macchie scure attorno agli occhi, come un panda. Vederne una è un evento davvero rarissimo. Sono sull'orlo dell'estinzione e oggi corrono molti pericoli a causa anche delle reti dei pescatori. Si stima ne restino solo una decina in natura. Il drago blu. Questa creatura sembra uscita dritta da un film fantasy. Il suo vero nome è Glaucus atlanticus, ma è detto anche drago blu o angelo blu. L'animaletto è diffuso in quasi tutto il mondo, inclusi gli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano. È una sorta di mollusco e di solito non supera i 3 cm di lunghezza. Quello che sembra il suo dorso è in realtà il suo coloratissimo addome. L'animaletto nuota sul dorso, così, grazie ai suoi colori, si mimetizza meglio con l'ambiente. Il drago blu non è solo carino, è anche molto intelligente. La sua preda preferita è la medusa Physalia physalis, meglio nota come caravella portoghese. Il drago blu conserva le ventose urticanti della medusa per difendersi, mostrando di saper usare risorse esterne. Quando è minacciato, il piccolo mollusco rilascia le cellule urticanti della medusa, indirizzandole verso il nemico con molta più forza rispetto a ciò di cui era capace la medusa. Data questa sua singolare capacità, il drago blu può essere una minaccia anche per noi. Quindi, se ne vedi uno, non toccarlo. Ammiralo a debita distanza. Il pesce occhio di barile. Hai mai sognato di avere la vista a raggi X come Superman? Beh, osservando uno di questi pesci, ti sembrerà di possedere davvero quel superpotere, senza nemmeno accorgertene. Il pesce occhio di barile ha la testa trasparente, tanto che è visibile il cervello. Questa magnifica creatura vive a grandi profondità, negli abissi più inesplorati, freddi e tenebrosi, e popolati da chissà quante altre creature ancora sconosciute. Laggiù la pressione dell'acqua supera di quasi 1000 volte quella a livello della superficie. Se l'idea di abissi così profondi ti incuriosisce, pur dandoti i brividi, resta con noi, ti faremo scoprire un'altra creatura. Il pesce occhio di barile vive nell'Oceano Atlantico, Pacifico e Indiano. Ma se non ho risposto alla domanda, ok, ma perché la sua testa è trasparente? Scusa, rimedio subito. La specie venne scoperta nel 1939 e all'epoca si pensò che i suoi occhi potessero solo restare fissi in avanti, senza che l'animale potesse muoverli. Ma gli scienziati Bruce Robinson e Kim Reisenblicker dell'Istituto Oceanografico di Monterey Bay hanno scoperto di recente che il pesce è invece in grado di spostare gli occhi in verticale, guardando attraverso la pelle trasparente della sua testa e tenendo d'occhio i dintorni. La sua pelle trasparente serve anche a catturare ogni spiraglio di luce disponibile negli abissi. Si pensa che questo pesce si nutra di meduse e altri piccoli pesci. Tuffandosi di notte nell'oceano, è possibile imbattersi, con un po' di fortuna, nei misteriosi corallo morfari, inconfondibili per il loro colore arancione. Ma bisogna fare attenzione, perché in un batter d'occhio il tempo di illuminarli con la torcia saranno già spariti. Il megalodonte. Oggi è lo squalo balena il più grande di tutti gli squali, ma anticamente, nella preistoria, il sovrano assoluto di tutti gli squali e di tutti i mari era il megalodonte. Questi squali giganteschi dominarono gli oceani tanto tempo fa, tra 15,9 e 2,6 milioni di anni fa per l'esattezza, tra il Miocene e il Pliocene. Per quanto estinti da tempo immemore, questi super predatori non cessano di affascinare la nostra fantasia. Il megalodonte poteva raggiungere lunghezze stimate tra i 14 e i 18 metri, con fauci che da sole potevano raggiungere gli 1,8 metri. Gli unici resti fossili trovati finora, i loro denti, raggiungono in certi casi i 18 centimetri. Meglio per noi che si siano estinti, nonostante ci sia chi si illude che qualche esemplare possa esistere ancora oggi chissà dove. Il polpo Dumbo. Questa adorabile creaturina, o spaventosa, a seconda dei gusti, porta il nome scientifico di Grimpoteutis, ma per tutti è noto più semplicemente come polpo Dumbo, dal famosissimo elefantino della Disney. Sebbene quest'ultimo venisse preso in giro per le sue grandi orecchie, è difficile che il polpo che porta il suo nome rischi di subire la stessa sorte. Anzitutto, sono i polpi che vivono più in profondità, giù nei più misteriosi e spaventosi abissi. La creaturina di per sé è minuscola, lunga appena 20 cm, e passa le sue giornate nutrendosi di piccoli molluschi, gasteropodi e qualsiasi tipo di nutrimento gli capiti a tiro. Esistono almeno 17 specie di polpo Dumbo, ciascuna diversa per dimensioni, colore e forma del corpo. Se vuoi conoscere ancora altri strani animali, gioisci! Ora ci tufferemo davvero in abissi quasi del tutto inesplorati da occhi umani. Attenzione dunque, col tempo scopriremo chissà quante altre strane creature marine.
l'angelo di mare. Questo mollusco ha un aspetto accattivante, ma in realtà è un vorace predatore. Le sue prede preferite sono altri gasteropodi, che cattura con delle trappole appiccicose, restando in agguato lì vicino. Il gambero tozzo è un piccolissimo crostaceo lungo al massimo 1,3 cm. Noto anche come gambero sexy a causa del suo peculiare comportamento. Quando si sente minacciato, porta il sedere all'insù e comincia una vera e propria danza. Non ha paura dell'uomo, tanto da avvicinarglisi. Il granchio del cocco. Questa creatura può far paura, specialmente se la si incontra di notte. Gli adulti possono raggiungere persino i 90 cm di lunghezza. In effetti è il secondo granchio più grande del mondo. Mangia le noci di cocco, ma può anche cacciare lucertole e uccelli. Il pesce beccaccino. Questa creatura dal corpo così lungo e sottile è ancora in gran parte avvolta dal mistero. Può superare i 120 cm di lunghezza e ha almeno 750 ossa nella spina dorsale, più di qualsiasi altro animale al mondo. La penna di mare. Questi animali antichissimi possono superare i 2 metri di lunghezza a seconda delle numerose sottospecie. L'animale somiglia davvero a una penna, con tanto di punta che usa per ancorarsi al fondale. Il verme piatto tappeto persiano. Il nome è più lungo delle reali dimensioni di questa creatura, che di rado superano i 10 cm di lunghezza. È una creatura vermiforme ed ermafrodita, ovvero può assumere caratteristiche sia maschili che femminili e può autoriprodursi per scissione. La lumaca dalla lingua di fenicottero. Si tratta di una lumaca di mare amata dai turisti per la sua conchiglia colorata. In realtà i colori sono solo un tessuto superficiale, il vero guscio al di sotto ha colori piuttosto spenti. Si nutre di coralli velenosi e ne conserva le tossine per difendersi. Sembra una creatura preistorica direttamente dai tempi dei dinosauri. Questa bestia spaventosa si chiama squalo elefante e può crescere fino a 12 metri. Solo negli ultimi 160 anni se ne sono avvistati 3 esemplari. L'ultimo avvistamento risale al 2015 e prima ancora circa 80 anni fa. Questi squali a volte salgono in superficie per mangiare piccoli animali come gamberetti e altri crostacei, quando vogliono farsi una cena di pesce gustosa. Ma quando non c'è abbastanza cibo in superficie, scendono a una profondità di quasi 1000 metri, dove tendono a rimanere per mesi, cosa che i ricercatori hanno scoperto usando i tag satellitari. Tag e il gioco è fatto. Agli squali elefante piace trascorrere il tempo in acque più temperate, ma possono anche migrare per lunghe distanze. Vivono in tutto il mondo, ma nelle calde aree tropicali o subtropicali non si avvicinano alla superficie perché non amano le alte temperature. La medusa criniera di leone non è così rara, ma le sue dimensioni sono davvero affascinanti. È la più grande tra le specie di meduse e l'animale più lungo che ci sia. La sua lunghezza totale può raggiungere i 36 metri, circa 7 metri in più della balenottera azzurra più lunga di cui gli scienziati siano al corrente. Questa medusa ha circa 70-150 tentacoli, che contengono tutti enormi quantità di neurotossine che possono seriamente danneggiarti se ci entri in contatto. Ma gli esseri umani di solito non si imbattono in questo tipo di medusa, perché vive raramente vicino alla costa, preferisce l'oceano aperto. Generalmente, la medusa criniera di leone si trova non oltre i 20 metri sotto la superficie, dove mangia piccoli pesci, zooplancton e altri tipi di meduse. Questa medusa usa i tentacoli per catturare i suoi pasti. Ehi, ci vuoi anche le patatine? La stigio medusa gigantea esce dall'oscurità e dalle profondità del piano batiale dell'oceano con il suo ombrello a forma di cappello da sole, che raggiunge oltre un metro di diametro. Questo ombrello trascina 4 tentacoli a forma di nastro, che possono essere lunghi fino a 10 metri. Questa creatura piuttosto rara usa i tentacoli della bocca per catturare sfortunati animali che nuotano senza sapere cosa gli accadrà a breve. La stigio medusa gigantea si spinge nell'acqua con impulsi regolari che partono dalla sua testa arancione. Brilla debolmente e misteriosamente nelle profondità nere come la pece. Vive in tutto il mondo, in tutti gli oceani, ad eccezione dell'Artico. Immagino sia troppo freddo. A causa della sua forma strana, spesso viene chiamata pesce remo, pesce drago o serpente marino. È lungo circa 8 metri, il che lo rende il pesce osseo più lungo che conosciamo, e vive a una profondità di 1000 metri. I pesci remo trascorrono la maggior parte del loro tempo nelle parti scure e profonde dell'oceano aperto, nelle aree tropicali e subtropicali. Non salgono quasi mai in superficie, a meno che, sai, siano invitati. È una creatura d'argento lucente a forma di nastro con una lunga pinna dorsale rossa e pinne pelviche rosse simili a remi.
Il suo corpo non ha squame ed è molto sottile. Questo pesce può raggiungere la lunghezza di circa 9 metri e pesare 300 kg. I pesci remo hanno occhi davvero grandi che li aiutano a vedere meglio nel loro ambiente buio e spaventoso. Lo squalo dal collare è sicuramente uno degli animali marini più cool in circolazione. Se lo vedessi da qualche parte, probabilmente penseresti di essere tornato all'era dei dinosauri. Sì, lo squalo dal collare è una creatura preistorica perché le sue origini risalgono a 80 milioni di anni fa. Questo fossile vivente può crescere fino a 2 metri di lunghezza. Il nome l'ha preso dalle sue branchie arricciate. Anche se gli squali dal collare hanno la parola squalo nel nome, nuotano come anguille in un modo decisamente serpentino. La sua bocca è terrificante. Simile alle fauci del grande squalo bianco. Ha 300 denti a forma di tridente allineati in 25 file. Ehi, avvicinati un po', eh? I ricercatori hanno scoperto questa creatura nel XIX secolo, ma viene avvistata raramente. E non c'è da stupirsi. Di solito vive a profondità comprese tra i 120 e i 1280 metri. Il più delle volte lo squalo dal collare si nutre di calamari, ingoiandoli interi. Le sue lunghe mandibole gli consentono di spalancare molto la bocca, per ingoiare animali lunghi la metà del suo corpo. Gli squali goblin sono molto rari. I ricercatori ne hanno individuati meno di 50 in più di 120 anni. Ma forse è meglio così, visto che stiamo parlando di uno squalo piuttosto spaventoso, con un muso stretto e denti aguzzi. È in grado di far uscire fuori tutta la mandibola quando vuole catturare qualcosa. Mi ricorda qualcuno. Nascosto nelle profondità oscure dell'oceano, lo squalo goblin vede un piccolo calamaro che gli pare davvero delizioso. Quindi gli si avvicina. Quando la povera creatura nota il predatore, cerca di sguisciare via, ma è troppo tardi. Lo squalo ha già spinto la mandibola di 7-8 cm fuori dalla bocca. La sua mandibola è collegata ai lembi di pelle che lo squalo può allungare. Questo lo facilita molto perché lo squalo goblin è un animale pigro, quindi è piuttosto difficile per lui inseguire il suo cibo. Dopo aver terminato il pranzo, lo squalo goblin rimette la mandibola in bocca e nuota via come se nulla fosse. Gli squali goblin vivono principalmente sul fondo dell'oceano. Come molte altre specie di squali, preferiscono nuotare da soli. Ecco una creatura color argento con la pelle molto ruvida, il pesce luna oceanico, lungo in totale 3,3 metri. È chiamato anche mola mola. Il pesce luna oceanico è il più pesante di tutti i pesci ossei in circolazione. La gente a volte lo chiama testa che nuota a causa del suo aspetto bizzarro. Queste creature hanno una forma così strana perché sono nate con una pinna posteriore che non cresce mai. Bensì si ripiega su se stessa mentre l'animale matura e crea un timone arrotondato. Il pesce luna è un po' goffo. Si muove con l'aiuto delle sue possenti pinne che gli permettono di nuotare su un fianco. Questo abitante marino è una creatura solitaria e si nutre principalmente di zooplancton e meduse. Il Wobegong maculato è uno degli squali più rari del mondo. Cresce fino a oltre 3 metri di lunghezza. Potrebbe non sembrarti terrificante come altri suoi parenti squali, ma è abbastanza bravo a catturare animali ignari che nuotano in giro, principalmente durante la notte. Questo animale ha uno spiracolo, motivo per cui può respirare pur rimanendo fermo sul fondo dell'oceano. È immobile per la maggior parte del tempo, motivo per cui lo si nota a malapena. Il suo corpo piatto e le grandi pinne pelviche e pettorali si fondono con il terreno sottomarino. Ecco perché sono così bravi a nascondersi. Questa capacità permette loro anche di proteggersi. Wobegong significa squalo tappeto. Di solito vivono vicino al fondo dell'oceano, nelle barriere coralline, sui fondali sabbiosi e sotto i moli. Questo squalo è persino stato avvistato in acque appena poco profonde da coprire il suo corpo piatto. I pesci blob non hanno denti e ossa, quindi non possono cacciare attivamente. Dal momento che non hanno molta massa muscolare, riescono a malapena a muoversi. Ho avuto una coinquilina così una volta. Prendono la loro energia dagli animali che raccolgono dal fondo del mare e sanno anche come conservarla. Di solito le creature degli abissi fanno così. Non hanno tanto cibo quanto gli animali che nuotano più in superficie, ma sono dotati di speciali meccanismi corporei che consentono loro di risparmiare energia per quando non hanno molto da mangiare. La pressione alle profondità in cui vive il pesce blob è 120 volte superiore a quella in superficie. Ecco perché questa bizzarra creatura sembra una strana massa gelatinosa solo quando la porti in superficie. La pressione qui non è abbastanza forte da tenere insieme il suo corpo. Il pesce prete potrebbe competere con il pesce blob per il titolo di animale più brutto del mare, non credi?
Questo pesce ha gli occhi sulla sommità della testa e una bocca rivolta verso l'alto che la creatura usa per nascondersi nella sabbia. È lì che trascorre la maggior parte del suo tempo, con solo gli occhi che sporgono dalla sabbia. Si rilassa così finché non passa qualche animaletto. Il pesce prete può lanciarsi sul bersaglio in modo incredibilmente rapido, ovvero in pochi millisecondi, creando un vuoto nell'acqua che attira granchi, pesci o altri animaletti sfortunati. Un'altra tattica è quella del veleno. Questo pesce ha una spina velenosa nella scapola che gli permette di catturare altri animali e di difendersi dai nemici. Anche se non c'entra nulla con l'anguilla elettrica, il pesce prete può generare una scossa potente fino a 50 volt. Aia! Negli ultimi 30 anni, gli scienziati hanno scoperto una incredibile nuova creatura che vive nei più profondi abissi dell'oceano. L'animale è stato chiamato spugna arpa. Se ti stai domandando come mai ci siano voluti così tanti anni per studiare questa creatura, la risposta è semplice. La spugna arpa vive di solito a una profondità di circa 3.400 metri sotto la superficie del mare. Questa spugna venne scoperta inizialmente al largo della California, grazie a riprese effettuate da un robot capace di resistere alla tremenda pressione degli abissi. Si sa che nelle profondità più recondite dei mari si celano creature dall'aspetto innocuo, ma in realtà potenzialmente pericolose. Eppure persino gli scienziati sono rimasti sorpresi dalle caratteristiche di questa creatura. Cominciamo dalle cose ovvie. La spugna arpa deve il suo nome alla sua caratteristica più vistosa. La sua struttura corporea ricorda proprio un'arpa. Ogni corda consiste in una lamina orizzontale che supporta altre lamine verticali parallele. Ma non farti ingannare dalla bizzarra, persino buffa apparenza di questo strano animale. La spugna arpa è uno spietato predatore degli abissi. Ha la capacità di catturare e intrappolare le sue piccole prede usando i suoi rizoidi, delle fibre corte e sottili. In questo modo la spugna arpa può saldamente ancorarsi al fondale e afferrare qualsiasi piccola creatura che ha la sfortuna di capitare dalle sue parti. La maggior parte delle spugne si nutrono filtrando dall'acqua microorganismi e particelle di materia organica che assorbono nell'organismo. Non è il caso della nostra spugna arpa, che invece si è specializzata nella caccia, sviluppando minuscoli uncini che ricoprono tutte le sue braccia. Le prede preferite della spugna arpa sono piccoli crostacei, in particolare gamberetti. Quando uno di questi animaletti finisce nella rete della spugna, il predatore lo cattura e lo avvolge in una sottile membrana, digerendolo lentamente. Sì, lo so, non soffermarti troppo a pensarci su. Secondo gli studiosi, la spugna arpa ha sviluppato questo sistema per sostentarsi in un habitat molto povero di nutrimento. Laggiù negli abissi, filtrare l'acqua serve a ben poco. Gli studi hanno dimostrato che la creatura si sta ancora evolvendo. I primi esemplari mai avvistati avevano soltanto due lamine, mentre in seguito sono stati scoperti esemplari dotati anche di 6 lamine. Questa particolare struttura, simile a un candelabro, aiuta la spugna a coprire più superficie sul fondale. In media una spugna arpa può raggiungere i 30 cm di lunghezza, ma è stato filmato anche un esemplare lungo 60 cm. La spugna arpa non solo è molto particolare, ma ha una bellezza tutta sua. Guarda quelle piccole sfere bianche sui suoi rami. Ma scopriamo anche che altre creature stravaganti esistono al di sotto della zona fotica dei nostri oceani. Che dici? La zona fotica è l'area al di sotto della superficie del mare in cui penetra la luce del sole. Quindi si tratta di gran lunga della fetta di oceano più popolata e ricca di vita. Tutti gli animali che vivono al di sotto di questo strato sono dette creature abissali. Il verme Thomopteris è un annellide che vive nella zona dell'oceano detta mesopelagica, ovvero quella compresa tra 200 e 1000 metri di profondità. Sono di solito minuscoli, non superano i 2,5 cm di lunghezza, ma certi esemplari arrivano anche a 60 cm. Mentre vagano in cerca di cibo, questi vermi si esibiscono in quella che gli studiosi definiscono una vera ed elegante danza. In effetti, questi invertebrati possono nuotare molto velocemente e fare brusche deviazioni di traiettoria senza sforzo. Molte persone associano la parola verme solo ai più famosi vermi di terra ed è quindi davvero affascinante scoprirne uno che passa tutta la sua vita a nuotare nelle acque dell'oceano. Anche nel caso delle meduse, la maggior parte delle specie fluttua tra le onde o vicino alla superficie, ma non così la medusa crossota, un'altra strana specie abissale. Questa bellissima medusa è di colore rosso vivace o arancione o addirittura viola.
E proprio dal suo aspetto, gli scienziati hanno capito di aver scoperto una nuova specie. Peraltro minuscola, perché ha un diametro di 2,5 cm al massimo, ma i suoi tentacoli si diramano in tutte le direzioni. Se ti avvicinassi alla medusa, la vedresti ritrarre rapidamente i tentacoli verso il corpo e poi nuotare via velocemente per evitare il pericolo, cioè tu. La medusa crossota è comunque molto rara ed è improbabile vederne una, a meno di essere un robot equipaggiato per simili profondità. Ma se vermi e meduse sono creature inoffensive, non altrettanto possiamo dire del pesce vipera del Pacifico, una creatura armata di una bocca spaventosa, tipo me, e quelle due zanne acuminate sono essenziali per questo predatore. Il pesce vipera del Pacifico vive a profondità di circa 1500 metri, ma rientra tra i numerosi animali marini che ogni notte effettuano la cosiddetta migrazione verticale, risalendo dagli abissi verso la superficie in cerca di cibo. E cosa c'è sul menù di questo animale? Pesciolini e gamberetti per lo più. Il pesce vipera è lungo fino a 30 cm e le sue due vistose zanne, che partono dalla mandibola e si allungano fino oltre gli occhi, sono davvero paurose. Il pesce inoltre è in grado di spalancare la bocca quanto basta per inghiottire intere le sue prede. I denti poi si serrano a bloccare ogni via di fuga. Mai visto un animale marino che somiglia a una fragola? Credimi, esiste davvero. Eccolo qui, è il calamaro fragola. Questo mollusco ha un occhio molto più grande dell'altro. A prima vista ci può sembrare una stranezza e anche un grosso impedimento per questo animale, ma naturalmente non è così. L'occhio più grande, il sinistro, è rivolto verso l'alto, pronto a cogliere ogni minimo segno della presenza di altri animali, e la sua forma raccoglie più luce possibile. Dal lato destro invece c'è l'occhio più piccolo, rivolto verso il basso. La sua funzione è individuare tracce di bioluminescenza prodotte da altre creature in giro nelle buie acque sottostanti. Con bioluminescenza si intende la capacità di un organismo vivente di produrre ed emettere luce. Tra l'altro, questo calamaro ha anche un soprannome e forse avrai già intuito quale. È detto infatti calamaro strabico, ovviamente a causa proprio della sua caratteristica differenza tra le dimensioni dei suoi due occhi. Certo, potevano dargli un altro soprannome, ma fa niente. Vivendo in ambienti privi di luce, il corpo del calamaro appare in realtà nero, il che è molto utile al nostro amico per nascondersi dai predatori, come squali e delfini. Questo piccolo calamaro di solito raggiunge al massimo i 13 cm di lunghezza e si trova a suo agio tra profondità di 900-1000 metri, ma di notte sale in superficie. Il giglio di mare è un altro strano invertebrato marino, con braccia simili a piume che si irradiano dal centro del suo corpo. Sono animali antichissimi, rimasti mutati per almeno 200 milioni di anni. Sono parenti stretti delle stelle marine e in caso di pericolo nuotano via velocemente. Non tutti però. Alcune specie possono solo strisciare sul fondale marino, incapaci di nuotare. Come molte altre creature che vivono a grandi profondità, anche i gigli di mare hanno dovuto adattarsi al loro strano habitat. Può ad esempio spogliarsi di tutte le sue braccia, come le lucertole che si liberano della coda. In questo modo può scappare più rapidamente. La specie è diffusa in tutti gli oceani e dall'equatore ai poli. La si trova anche in acque superficiali o nelle barriere coralline. Parlando di creature misteriose, non potevamo chiudere la nostra lista con la più misteriosa di tutte, il calamaro vampiro, un vero simbolo della fauna abissale. Questo animaletto ha un corpo rosso e due enormi occhi blu ed è ammantato da una membrana che unisce le sue 8 braccia. Per questo, tra le altre cose, il calamaro può dar l'impressione di essere un terrificante predatore. In realtà è un animale molto schivo e timido ed è grande all'incirca quanto un pallone da rugby. Può raggiungere i 30 cm di lunghezza e vive di solito a circa 900 metri di profondità, là dove c'è poco ossigeno ma anche pochi predatori naturali. E adesso è ora di tornare su a prendere una boccata d'aria. La prima cosa di cui ti accorgi è la pesantezza del tuo corpo, come se ti fossi addormentato sotto una coperta soffice ma pesante. È una bella sensazione. E sei troppo pigro per fare qualsiasi cosa. Poi riesci a mettere insieme abbastanza forza da spostare la coperta. Apri gli occhi e... che strano, sei circondato da una luce bluastra. Vuoi strofinarti gli occhi, ma scopri che hai dei tentacoli al posto delle mani. Saltiamo la parte in cui sei terrorizzato e non puoi credere di esserti risvegliato sotto forma di un kraken, ok? Dopo un paio di giorni di terrore esistenziale, panico e pazzia totale, alla fine ti calmi. E ora cerchiamo di capire com'è la vita del più terrificante mostro dell'oceano.
Primo, la coperta è così pesante per via della pressione dell'acqua. È immensa le profondità dove ti nascondi. Solo pochi esseri viventi riescono a sopportarla. Se provassi a portare qui sotto un'automobile, esploderebbe sotto il peso dell'acqua. Ma tu sei il Kraken. Sei più forte di qualsiasi auto. Il tuo corpo non collassa. La tua pelle spessa ed elastica può sostenere ogni pressione e i muscoli forti ti permettono di muoverti liberamente. E passiamo alla luce bluastra. Stai così nelle profondità che la luce del sole quasi non penetra qui. È difficile dire dove il sopra e dove il sotto, per via della pressione dell'acqua. Ma i tuoi grandi occhi per fortuna ti aiutano, come le lenti di un telescopio, a catturare la luce che arriva dalla superficie. Una persona comune non riuscirebbe a vedere un bel niente qui sotto, tranne il buio. Ma tu hai un senso che ti dà la capacità di vedere di notte. Ecco perché riesci a vedere la luce bluastra. Non c'è quasi niente a queste profondità. È solo vuoto infinito e pesante. Ogni tanto qualche pesce e i resti di qualche nave affondata. Le creature marine che si incontrano qui non sono affatto ordinarie. Ci sono pesci abissali e tutti i tipi di calamari trasparenti. A pensarci bene, i calamari giganti sono i tuoi unici amici. E tu per loro sei una specie di re. In generale, andarsene in giro per gli abissi marini è abbastanza noioso. Dormi e mangi e nient'altro. Sarebbe più divertente nuotare un po' più in alto per cercare altri snack. Sali e l'acqua diventa più luminosa. C'è sempre più luce. E infine incontri altri abitanti dell'oceano. Tartarughe, squali, meduse, polipi e razze scappano appena ti vedono. Tutti tranne le meduse. Si fanno gli affari loro. Cerchi un posticino per mangiare ed ecco un bel banco di pesci. Perfetto, il pranzo è servito. Dopo aver mangiato, ti fermi un po' lì e ti diverti a spaventare i pesci e i delfini. Ti piace il controllo che riesci ad avere sui tuoi tentacoli? Ne hai 10. È impossibile raccontare a parole cosa provi, ma è come se le dita delle mani fossero diventate lunghe come stecche da biliardo. Incredibile! Riesci a estendere i tentacoli fino a farli diventare lunghi come un Boeing. In più, ci sono delle ventose su di essi. Puoi afferrare qualsiasi cosa fortissimo e nessuno riesce a scappare. Grazie ai tentacoli, nuoti veloce. Prima li muovi in direzioni diverse, poi li riunisci e ti spingi in avanti. Crei correnti d'acqua così forti da spazzare via tutti i pesci intorno. Noti una balenottera azzurra. È il mammifero più grande al mondo, ma vicino a te è minuscola. Te la spassi nuotando, mangiando, spaventando i pesci e altre creature marine. E poi basta. La tua vita è noiosetta. E per quanto durerà? 100 anni? 1000? Vuoi divertirti e così nuoti fino alla superficie e sei quasi accecato dalla luce del sole, ma cerchi di adattarti. L'acqua è calma, non c'è vento. Ti guardi intorno e vedi un piccolo puntino che si avvicina. Wow, è un grande peschereccio con le vele. Finalmente un po' di divertimento. Non vedi l'ora di incontrare delle persone e raccontargli qualcosa di te. Così nuoti felice verso di loro. Ma se qualcuno ti stesse guardando, avresti un'aria alquanto spaventosa. Rimani imprigionato in una rete da pesca. È fine, e la strappi facilmente ritornando in superficie. Le persone a bordo sono terrorizzate. Gridano e corrono in tutte le direzioni. Ragazzi, dove andate? Voglio solo passare un po' di tempo con voi. Sembrano così piccoli. I pescatori ti tirano arponi e asce, che non ti sfiorano neanche. Appoggi un tentacolo sul ponte di legno e accidentalmente si rompe. Ma questa nave è fragile come un bicchiere di cristallo. Ok, meglio non toccarla. Ti giri e senza volerlo butti all'aria la nave. Tutte le persone a bordo adesso sono in acqua. Per fortuna hai abbastanza tentacoli da salvarli tutti. Raccogli tutti i pescatori e vedi il terrore nei loro occhi. Alcuni addirittura svengono. Raddrizzi la nave e aiuti le persone a salire a bordo. Poi la spingi via e nuoti verso la terra, ma decidi di non mostrarti alle persone sulla riva. I marinai che hai salvato diranno a tutti come sono sopravvissuti al mostro gigante. Tutti racconteranno come sei orribile, ma nessuno dirà che li hai salvati. Che ingiustizia! Ritorni negli abissi e ti addormenti. Sei svegliato da uno strano suono. È come il suono dell'acqua quando gocciola da un rubinetto. Apri gli occhi e vedi deboli flash intorno a te. Ah, interessante.
Nuoti fino alla superficie e scopri che a svegliarti è stato un temporale. E sembra molto brutto. Il cielo è nero e le onde giganti. Noti una grande nave che sta procedendo in mezzo a quel caos. Questa nave è diversa da quelle che hai visto in precedenza. È fatta di ferro e non ci sono vele, perché è una nave da carico moderna. Sembra che tu sia rimasto addormentato per un paio di secoli. Le persone a bordo ti vedono e sparano in aria un segnale di fuoco. La luce rossa ti acceca. Allunghi i tentacoli e senza volerlo spingi la nave. Ma è pesante, non si ribalta. La tecnologia ha fatto passi da gigante mentre tu dormivi. Il temporale sta peggiorando. La nave sta rollando da un lato all'altro. Cerchi di fermarla con i tentacoli, ma le persone a bordo si spaventano. Grida e capisci la loro reazione. Un mostro gigantesco è emerso dalle profondità del mare e ha bloccato la nave. Non è bello vedere che hanno paura di te, quindi decidi di andartene. Offeso, ti nascondi negli abissi. Viene fuori che non è molto divertente essere un Kraken. Puoi stare solo con i pesci che non parlano. Le persone hanno paura di te e tu non vuoi farle sentire a disagio. Ti senti solo al mondo. Mangi il tuo pranzo e torni a dormire. «Ehi, signor Kraken, mi sente?» dice una voce. Ti svegli e tremi, terrorizzato. Chi ha parlato? Erano vere tutte quelle storie sull'olandese volante? Hai appena sentito parlare un fantasma? Capisco che si senta confuso, signor Kraken. Se nuota in superficie le sarà tutto chiaro. Pochi minuti dopo emergi dall'acqua e vedi una grande nave volante. Galleggia in aria proprio sopra il mare. Ma la cosa più fantastica è che le persone a bordo non hanno paura di te. Ti guardano con interesse e anche con simpatia. Noti un uomo con uno strano elmetto. Salve, sono io che le sto parlando grazie a questo strumento per la telepatia. Può pensare a qualsiasi cosa e io la sentirò. È il 24° secolo. Gli umani hanno inventato tecnologie per comunicare con gli animali e i pesci. Hanno scoperto che la maggior parte delle creature non ha pensieri e vive seguendo il proprio istinto. Ma poi hanno individuato dell'attività cerebrale nelle profondità degli oceani e hanno scoperto te. Pare che tu sia uno degli esseri più intelligenti sul pianeta e gli umani sono molto interessati a comunicare con te. E finalmente, dopo secoli, la tua solitudine è finita. Mancavano solo un paio d'ore a mezzanotte. Alcuni dei 2200 passeggeri di un grande e lussuoso transatlantico festeggiavano ancora nei bellissimi saloni di prima classe. Gli altri dormivano nei loro letti, alcuni di loro in cabine spaziose, piene di quadri e decorate con intagli, altri in piccole stanze sotto il livello del mare. Tutte queste persone avevano una sola cosa in comune. In quella fredda notte di aprile, tutti erano in viaggio da Southampton in Inghilterra verso New York City. La nave si chiamava Titanic e a quel tempo era considerata inaffondabile. Proprio all'inizio del suo viaggio, il transatlantico sfiorò la collisione con il piroscafo New York. Per fortuna, il Titanic riuscì a passare vicino all'altra nave a distanza di sicurezza. Un condiviso sospiro di sollievo sfuggì ai passeggeri che affollavano i ponti del transatlantico. Non potevano immaginare quale sarebbe stato il loro destino. Diversi giorni dopo, quando la nave si trovava già nell'Oceano Atlantico settentrionale, a 595 km da Terranova, accadde l'impensabile. Verso le 23:40 del 14 aprile, i passeggeri ancora svegli furono investiti da una forza misteriosa e potente. I passeggeri che erano già a letto vennero catapultati a terra. Il panico fu totale. Mesi prima del disastro, un enorme pezzo di ghiaccio si era staccato da un ghiacciaio della Groenlandia sudoccidentale. Era composto dalla neve caduta circa 100.000 anni fa, quando i mammut ancora vagavano sul nostro pianeta. Quando l'iceberg aveva iniziato il suo viaggio, le sue dimensioni erano impressionanti. Lungo quasi 518 metri, pesava anche 75 milioni di tonnellate. Ancora più incredibilmente, galleggiava molto più a sud del normale, proprio nella zona che il Titanic doveva attraversare per raggiungere il Nord America. Anche dopo aver passato diversi mesi in acqua, l'iceberg pesava ancora 1,5 milioni di tonnellate. La sua parte superiore svettava per quasi 30 metri. Sembrava quasi innocuo viste le dimensioni del transatlantico, ma solo a prima vista.
Infatti, ciò che la gente poteva vedere era solo una minuscola parte di un gigantesco pezzo di ghiaccio. La parte più grande di un iceberg è nascosta sotto la superficie dell'acqua. Solo un decimo è visibile sopra. L'iceberg del Titanic non faceva eccezione. Nel momento in cui la nave è entrata in rotta di collisione, il suo destino era segnato. Incapace di deviare la sua rotta, la nave si è schiantata contro il ghiaccio, rompendo almeno 5 compartimenti dello scafo che hanno immediatamente iniziato a riempirsi d'acqua, allagando ogni compartimento successivo. La parte anteriore della nave iniziò ad affondare sollevando la parte posteriore quasi verticalmente in aria. Poi, con un fragore assordante, la nave si spezzò a metà. Il resto è storia. Ma se quello che sappiamo del disastro non fosse vero, e se la nave non fosse stata distrutta da un iceberg, se fosse stato qualcosa di più infido e molto più vivo ad affondare il Titanic? Lontano, molto al di sotto della superficie, nelle oscure profondità dell'oceano, si annida un'ombra. Immaginate una creatura enorme, rotonda, piatta e piena di braccia, o meglio, tentacoli potenti. Assomiglia a un calamaro gigante o a un polpo, ma enormemente più grande. Non esiste una descrizione ufficiale. Alcuni credono sia lungo come 10 navi, altri lungo almeno 2 chilometri. Si racconta che alcuni sfortunati marinai abbiano scambiato il mostro marino per un'isola, ma invece di calpestare la terraferma, vennero trascinati giù nell'oceano. Queste persone ebbero la sfortuna di incontrare il Kraken, una creatura leggendaria temuta da tutti coloro che salpano per un viaggio in mare. Di solito, il Kraken infesta i mari al largo delle coste norvegesi, attraverso l'Islanda e fino alla Groenlandia. Chissà cosa porta questo mostro a spingersi così lontano da casa. Le acque dell'Atlantico settentrionale sono altrettanto fredde, la creatura si sente bene e decide di curiosare. Una volta che si accorge del Titanic, la nave non ha alcuna possibilità di sfuggire alla sua attenzione. È buio. Ecco perché i passeggeri e l'equipaggio sul transatlantico non hanno notato i primi campanelli d'allarme. L'acqua intorno alla nave aveva iniziato a ribollire. Tendendo le orecchie, si sarebbero potuti sentire strani gorgoglii. Sforzando gli occhi, si sarebbero potuti vedere migliaia di pesci e meduse salire in superficie. Percepivano una presenza inquietante sotto di loro. Ma anche se qualcuno sul Titanic si fosse accorto di questa attività frenetica, non avrebbe avuto il tempo di allontanarsi dall'orribile bestia. Le sue enormi dimensioni e i suoi lunghi e potenti tentacoli lo rendono un predatore a cui è impossibile sfuggire. Un bambino di 9 anni in piedi sul ponte non sa nulla del mostro marino. Sta solo osservando innumerevoli piccole isolette che emergono dal mare, molto, molto lentamente. Il bambino non capisce perché, ma tutto il sangue nel suo corpo si gela all'improvviso. Centinaia di piccoli pesci saltellano nelle vasche tra questi banchi di sabbia, ma presto scivolano in acqua vicino a qualcosa di gigantesco. Diverse estremità affilate appaiono sopra la superficie. Il ragazzo incuriosito pensa che assomiglino a delle corna. Continuano a salire, sempre più grandi man mano che si alzano. Presto torreggiano sul massiccio Titanic, rendendo la nave insignificante. Queste corna sono le temute braccia del Kraken. Il ragazzo è paralizzato dalla paura, ma poi vede l'occhio del mostro, grande come un elefante. Il ragazzo rinsavisce e si precipita via, urlando come un disperato. Le urla del ragazzo attirano la gente. Si radunano lungo il fianco della nave, cercando di individuare ciò che spaventa tanto il bambino. E poi lo vedono. Prima uno, poi sempre più passeggeri e membri dell'equipaggio si appoggiano alla ringhiera per vedere meglio. Non sono imprudenti, sono solo sotto shock. È difficile credere ai propri occhi quando ti dicono che una bestia spaventosa sta per attaccare la nave su cui ti trovi. Inoltre è buio e nessuno riesce a vedere chiaramente cosa sia quell'ombra enorme e scura. Ma i minuti successivi dimostrano che non è un miraggio. All'improvviso, la creatura alza uno dei suoi mostruosi bracci e lo tende verso la nave. Potrebbe benissimo essere più lungo dell'intero scafo della nave. Le donne cominciano a urlare e svenire. Gli uomini sembrano altrettanto terrorizzati. Quelli che sono riusciti a mantenere la calma prendono i bambini e corrono a rifugiarsi. È allora che il primo potente colpo scuote la nave. Il Kraken ha atteso abbastanza ed è pronto all'azione. Il panico inghiotta le persone a bordo del Titanic. Correndo senza meta e urlando, creano un caos che rende la bestia ancora più curiosa.
Di solito il mostro vuole solo essere lasciato in pace. Si posa in profondità sul fondo dell'oceano, usando i suoi lunghi tentacoli per ancorarsi al fondo e spostarsi pigramente a caccia di cibo. Sale in superficie solo quando il tempo è insolitamente caldo o quando viene disturbato. Il Titanic, probabilmente troppo massiccio e rumoroso, ha svegliato la creatura dal suo sonno. Quando la bestia arriva in superficie, vede un'enorme barca scintillante. Wow, che ipnotizza la creatura. Essa allunga uno dei suoi tentacoli per toccare l'insolito oggetto. Il materiale è duro e la bestia si chiede quanto potrà resistere se dovesse essere schiacciata. Senza perdere tempo, avvolge diverse braccia intorno alla nave e cerca di stritolarla. Piccole creature che si agitano cadono in mare, producendo fastidiosi rumori acuti che cominciano a irritare il Kraken, e questi si arrabbia ancora di più. Allentando la presa, il mostro gira più volte intorno al Titanic, preparandosi per l'attacco successivo, questa volta molto più forte. Piega il metallo sbriciolandolo. Un altro abile colpo con un tentacolo e la nave inizia a riempirsi d'acqua. Il Kraken si ritira, come per godere dei risultati dei suoi sforzi. Ma poi si accorge che la nave sta cercando di accelerare nel vano tentativo di mettere una certa distanza tra sé e il mostro. La gente a bordo del Titanic tira un sospiro di sollievo. La bestia è scomparsa. Non sanno che il Kraken non si lascia mai sfuggire ai suoi giocattoli. La nave comincia a rallentare. La sua parte posteriore si solleva lentamente e la parte anteriore scende sott'acqua. I passeggeri e i membri dell'equipaggio cadono sui ponti. La maggior parte di loro è troppo spaventata per emettere qualsiasi suono. Ecco perché tutto accade in un silenzio quasi completo e inquietante. Fino a quando la nave non si spezza in due sotto il suo stesso peso. Lo schianto è così potente che spaventa anche il Kraken. Impressionata, la bestia si tuffa di nuovo nell'oceano, creando un enorme vortice gorgogliante. Il risucchio trascina ciò che resta del Titanic nelle profondità dell'oceano. La cosa più tragica qui, però, è che il Kraken non è nemmeno interessato alle persone a bordo della nave. Questa creatura si accontenta di masticare pesci, non ha bisogno di prede più grandi. È stata la curiosità dell'animale a trascinare l'enorme nave sul fondo. Il maestoso transatlantico ha qualche speranza. Credo che tu conosca la risposta. L'acqua sotto la tua barca ribolle, come se qualcosa stesse risalendo. Qualcosa che si avvicina, qualcosa di enorme. Ed eccolo infatti, due fauci gigantesche e una fila di zanne acuminate. In un istante, l'enorme squalo addenta la tua barca, spezzandola a metà. Si tratta del megalodonte, il pesce più grande mai vissuto sulla Terra. Di solito è sempre raffigurato come una versione gigante dello squalo bianco, ma gli scienziati dissentono su quale fosse il suo vero aspetto. Quel che è certo è che non somigliava molto agli squali di oggi. Ecco quello che sappiamo di certo su questa creatura. Era lungo fino a 15 metri, una lunghezza che variava da quella di un bus a quella di un vagone ferroviario. 8,5 volte più dell'altezza media di una persona adulta. E in confronto al moderno squalo bianco era fino a 3 volte più grande. Si tratta però solo di stime. Non esiste uno scheletro fossile del megalodonte, perché, come tutti gli squali, non aveva ossa ma cartilagine. Difficile quindi che sia rimasto qualcosa dopo 3,6 milioni di anni dalla sua estinzione. Tutto quello che ci resta sono denti e frammenti di vertebre. Per fare un paragone, quasi tutti i dinosauri si estinsero 66 milioni di anni fa, ma il loro scheletro era osseo, quindi molti fossili sono stati ritrovati in ottime condizioni. Agli scienziati basta un dente per calcolare le dimensioni dell'animale. Ecco un dente di megalodonte, lungo circa 18 centimetri, più del palmo della tua mano e tre volte più grande del dente di un grande squalo bianco. Le fauci del megalodonte erano ampie fino a 2 metri e dotate di 5 fila di denti, un totale di 276 zanne affilate come rasoi. Poi ci sono i resti delle vertebre, grazie ai quali sappiamo che il megalodonte aveva 150 vertebre, ciascuna larga 15 cm e molto ricche di calcio, perché il megalodonte adorava bere latte. No, scherzo. Le vertebre dovevano essere molto forti per sostenere l'enorme massa dell'animale. Basandosi su questi fossili, gli scienziati hanno creato un modello per stimarne le dimensioni. Consapevoli comunque che esiste un limite alle dimensioni possibili di un pesce, dato che più un pesce è grande, più ossigeno consuma. Un pesce molto grande ha bisogno di branchie altrettanto grandi per filtrare l'ossigeno dell'acqua. C'era dunque un limite a quanto un megalodonte potesse essere grande.
un limite, secondo gli scienziati, di 15 metri di lunghezza. Significa che quindi, in media, erano un po' più piccoli di così. Poi c'è il peso. Quello del megalodonte è stimato in media tra 30 e 35 tonnellate. Per intenderci, un grande squalo bianco pesa una tonnellata al massimo, 30 volte meno. E un bus 4 volte meno, 7,5 tonnellate. Un megalodonte pesava quindi quanto un Boeing 737 vuoto. Una balenottera azzurra lo supera sia in lunghezza che in dimensione. Lunga più di 30 metri, cioè il doppio del megalodonte, e pesante 180 tonnellate, cioè quanto 6 megalodonti o 6 Boeing 737, o quanto 33 elefanti adulti. Facciamo altri paragoni? No? Ok. Ma veniamo ora all'aspetto del megalodonte. Secondo gli scienziati, non somigliava a uno squalo bianco. Il megalodonte apparteneva a un ramo diverso della famiglia degli squali ed era più simile ad uno squalo toro. Muso più piatto, occhi più piccoli, pinna dorsale inclinata. Lo squalo toro ha due pinne dorsali simili e il suo dorso è marrone chiaro, mentre l'addome è bianco. Forse anche il megalodonte aveva la stessa colorazione dello squalo toro. Il megalodonte è stato immaginato come una creatura spaventosa fin dai primi ritrovamenti fossili, sin dal Rinascimento. Già allora vennero rinvenuti molti denti fossilizzati tra le rocce, ma all'epoca si pensò fossero denti di drago. Insomma, immaginarono che quei denti appartenessero a un animale come questo che vedi. Una creatura imponente, malvagia e dalle fauci piene di zanne affilate. Date le dimensioni, il megalodonte era al vertice incontrastato della catena alimentare. La sua strategia predatoria era probabilmente degna di un peso massimo. Grande com'era, non era un nuotatore molto veloce. Al massimo raggiungeva i 18 km orari. Per capirci, un moderno grande squalo bianco accelera fino a 50 km orari quando si lancia all'attacco. Un essere umano a nuoto può arrivare al massimo a 10 km orari. Che vuoi farci? Il megalodonte comunque poteva contare sulla massa. Lento forse, ma tremendamente potente. L'animale probabilmente tendeva imboscata alle prede, cogliendole di sorpresa. L'agguato doveva riuscire al primo tentativo o il megalodonte non avrebbe fatto in tempo a riprovarci. La sua agilità era paragonabile a quella di un grosso camion. Se il primo assalto andava a segno, per la preda stordita non c'era scampo. Il megalodonte a quel punto colpiva le parti più vulnerabili della preda, come le pinne o la coda. Molti denti di megalodonte recano tracce fossili di antichi cetacei. Probabilmente erano le sue prede preferite, conosceva bene i loro punti deboli e sapeva come colpirli. Una volta immobilizzata la preda, il megalodonte cominciava a usare i denti. Una persona adulta potrebbe comodamente stare in piedi nella sua bocca. Secondo le stime più affidabili, la potenza del suo morso era di 11 tonnellate. Il peso di 3 sub concentrato sulla punta di un dente affilato. 9 volte più potente del morso di un grande squalo bianco e 6 volte più potente dell'attuale primatista assoluto, il coccodrillo marino. Ecco una mappa che mostra i luoghi dei ritrovamenti fossili del megalodonte. Nord e Sud America, Europa, Asia, Oceania. Il grosso squalo preistorico, a quanto pare, era di casa in tutti i mari del mondo. Altri resti sono stati ritrovati persino in sedimenti di acqua dolce. Probabilmente esplorava anche gli estuari dei fiumi in cerca di cibo. Ma alcuni scienziati credono che il megalodonte non fosse un predatore attivo. Proprio per le sue dimensioni imponenti e la sua lentezza, non potendo lanciarsi in attacchi fulminei come fa lo squalo bianco ed essendo troppo lento per inseguire la preda, la sua percentuale di successo sarebbe stata molto scarsa. Un altro problema del megalodonte era il suo scheletro. La cartilagine è più fragile delle ossa, quindi la muscolatura dello squalo non poteva essere particolarmente massiccia e robusta. Forse quindi lo squalo si nutriva soprattutto di carcasse anziché cacciare attivamente. Forse è proprio per questo che la specie finì per estinguersi. Il megalodonte popolava acque poco profonde, calde e temperate, fino a un minimo di 12 gradi centigradi. Ma tra i 3 e i 4 milioni di anni fa, le temperature globali diminuirono e lo squalo si trovò ben presto privato del suo habitat ideale e del cibo. I grandi cetacei, che costituivano gran parte della sua dieta, si spostarono altrove o si estinsero. Non potendo competere con predatori più piccoli e agili, il megalodonte andò in declino. L'evoluzione poi gli servì il colpo di grazia. I primi cetacei dentati, antenati delle odierne orche. Più intelligenti dello squalo, organizzati in branchi, andarono ad occupare la sua stessa nicchia ecologica. Il megalodonte non poteva competere con loro. Le orche, lavorando in gruppo, hanno facilmente la meglio contro uno squalo.
Tutte queste cause, combinate insieme, portarono forse l'enorme squalo preistorico all'estinzione. Ma naturalmente non mancano quelli che affermano che il megalodonte sia ancora vivo e vegeto nei nostri mari. Dei pescatori australiani hanno raccontato avvistamenti di squali giganti. Senza prove o testimoni, si capisce. I più tenaci complottisti ripetono poi che lo squalo gigante viva ancora, ma negli abissi, lontano dai nostri occhi. Nella fossa delle Marianne, per esempio, il più profondo abisso dei nostri oceani. Così profondo da poter contenere tutto l'Everest. Anche da quelle parti sono stati ritrovati i denti di megalodonte. Ma nessuno squalo, tantomeno megalodonte, può vivere a tali profondità abissali. Fa troppo freddo. Il megalodonte era probabilmente una creatura a sangue freddo, quindi necessita che nel suo habitat ci sia calore. Ma nella fossa delle Marianne la temperatura dell'acqua non supera i 4 gradi centigradi. Questo perché più un abisso è profondo, meno riceve il calore del sole. Il secondo problema lì sotto è la pressione, che aumenta di un'atmosfera ogni 10 metri. Ovvero, a 100 metri di profondità, si viene schiacciati da una pressione 3 volte più forte di quella in superficie. Una creatura come il megalodonte non aveva la struttura fisica per sopravvivere a grandi profondità. Il terzo e più importante problema è il cibo. Più si scende negli abissi, meno si trovano fonti di cibo. Il megalodonte doveva nutrirsi di prede molto grandi, come le balene. Ma nella fossa delle Marianne vivono solo pesci molto piccoli, fuori dalla portata dell'enorme squalo. Una creatura così grande, poi, aveva bisogno di enormi quantità di cibo. Facciamo il confronto con un essere umano. In media, una persona necessita di circa 2000 calorie al giorno per sostenere un peso intorno agli 80 kg. Il megalodonte pesava 470 volte più di un umano e aveva un fabbisogno calorico molto più alto. Nella fossa delle Marianne, quindi, non esisterebbero fonti di cibo capaci di sostentarlo. Quindi, no, il megalodonte laggiù non c'è. Ma in ogni caso, se volessi andare a cercarlo, fai attenzione, ok? Alcuni squali hanno l'inquietante capacità di sputare lo stomaco e poi riacchiapparlo. Oh, sarebbe utile. La maggior parte degli squali mangia enormi quantità di cibo, ma non riesce a digerire tutto ciò che ha trangugiato. Hanno bisogno di un modo per sbarazzarsi di gusci e becchi di tartarughe marine, piume e ossa di uccelli, artigli di aragosta e quant'altro. Quindi queste incredibili creature vomitano direttamente lo stomaco, insieme al contenuto. Dopodiché ingoiano di nuovo il loro organo digestivo. E per fare tutto ciò ci vuole pochissimo, non più di un secondo. Alcune specie di squali, come i grandi squali bianchi o lo squalo mako, hanno uno speciale sistema di riscaldamento degli occhi. La loro retina riscalda occhi e cervello, così rilevano meglio i movimenti e hanno una migliore risoluzione. Lo squalo mako, inoltre, viaggia spesso in verticale attraverso diverse temperature. A differenza delle persone che muovono solo la mandibola, gli squali muovono sia la mascella che la mandibola. Ciò consente loro di avere una presa migliore sul cibo e di masticarlo più velocemente e più a fondo. Confortante. Gli squali danno alla luce molti piccoli in contemporanea. Dipende dalla specie, ovviamente, ma la verdesca è famosa perché partorisce più di 130 cuccioli alla volta. I grandi squali bianchi hanno un morso più potente della maggior parte dei felini della giungla. Un cacciatore subacqueo lungo 6 metri può produrre una forza superiore a 276 kg per centimetro quadrato, un morso 4 volte più forte di quello di un leone o di una tigre. Le persone con i loro miseri morsi da 10 a 14 kg per centimetro quadrato non rientrano nemmeno lontanamente in questa competizione. Il Cephalocilium ventrosium si difende ingoiando enormi quantità di acqua, così il suo corpo diventa il doppio del solito e allontana i pericoli. Agli squali possono crescere più di 50.000 denti nella vita, ma non sono tutti uguali. Quelli più forti e massicci sono nella parte anteriore, e quelli nella parte posteriore sono più piccoli e non così potenti. Ma se i denti anteriori sono danneggiati, quelli deboli li sostituiscono. È possibile perché i denti degli squali non sono profondamente radicati come quelli umani e possono muoversi. La pelle degli squali ha la stessa texture della carta vetrata. È fatta di piccole scaglie simili a denti che puntano verso la sua coda. Ciò riduce l'attrito che si verifica quando gli squali nuotano. Gli squali balena hanno la pelle estremamente spessa. In alcuni punti del corpo ha uno spessore di 15 cm, uno dei più grandi nel mondo animale.
Gli scienziati devono fare un sacco di sforzi per prendere un campione di sangue da questa creatura. Gli squali hanno un incredibile senso dell'olfatto, ma oltre a questo usano un senso in più per rilevare altri animali. Hanno pori speciali intorno alla testa, vicino alle narici e sotto il muso. Sono organi speciali, tipo seconda vista. Ogni creatura genera un minuscolo campo elettrico. Grazie a quei pori, gli squali individuano questi campi elettrici e capiscono dove si trovano gli altri animali. Gli squali hanno un udito incredibile. Riescono a sentire il loro potenziale pasto da 900 metri. Possono anche sentire suoni a bassa frequenza, come quelli prodotti dal tessuto muscolare di un pesce che si contrae. Gli squali esistono da più di 400 milioni di anni. Significa che hanno vissuto 4 estinzioni di massa su 5. Questo li rende molto più antichi del Monte Everest, degli umani, dei dinosauri e degli alberi. Queste creature risalgono al periodo in cui le barriere coralline si stavano ancora formando. Alcune specie di squali possono saltare fuori dall'acqua, come il grande squalo bianco o lo squalo elefante, che saltano per più di 2,5 metri in aria. Grazie a questa manovra catturano animali come foche o uccelli marini. Ma a meno che tu non sia in Sudafrica, è improbabile che possa vederli saltare fuori dall'acqua. Gli scheletri di squalo sono fatti di muscoli e cartilagine, più leggeri e 2 volte meno densi delle ossa. Ciò li rende più flessibili, consentendoli di girare bruscamente quando inseguono altri animali. Gli squali martello hanno una testa dalla forma strana per un motivo. Grazie a essa, queste creature hanno una vista incredibile a 360 gradi. I loro occhi sono leggermente inclinati in avanti, cosa che consente loro di avere un campo visivo sovrapposto. Le terrificanti mandibole dello squalo goblin sono attaccate a legamenti elastici. Possono allungarsi dal muso dell'animale fino a circa 8 cm. Ciò consente all'animale di catapultare la bocca in avanti per catturare altre creature marine. Gli squali non dormono come noi. Alcune specie devono continuare a nuotare tutto il tempo. Altrimenti l'acqua smetterà di fluire attraverso le branchie e non saranno in grado di respirare. Altri riposano, ma non entrano in uno stato di incoscienza. Sì, ecco, fanno dei riposini speciali. Non hanno le palpebre e i loro occhi rimangono sempre aperti per controllare l'ambiente circostante. Tengono anche la bocca aperta in modo che l'acqua fluisca attraverso le branchie. Gli squali possono percorrere distanze notevolmente lunghe senza bisogno di riposo. Tutto grazie al loro bizzarro modo di dormire. I grandi squali bianchi possono nuotare per più di 3200 km senza fermarsi a mangiare o riposare. Come fanno a non morire di fame? Consumano il grasso immagazzinato nei loro fegati. A proposito, questo organo può costituire fino a 1/3 del loro peso corporeo. Contrariamente alla credenza popolare, gli squali non nuotano al contrario. La coda li spinge in avanti e le pinne pettorali gli aiutano a mantenere l'equilibrio e a girare. Anatomicamente, questi animali non possono muoversi in nessuna direzione se non in avanti. Gli squali non hanno le corde vocali. Non possono produrre suoni per comunicare tra loro o esprimere le proprie emozioni. Ecco perché devono usare i movimenti del corpo, come torcere il corpo o capovolgersi. Gli squali vivono in tutti gli oceani del mondo, ma ci sono alcune specie che abitano anche nei fiumi e nei laghi di acqua dolce. Ad esempio, in dei fiumi tropicali sono stati trovati degli squali leuca, noti per essere in grado di nuotare tra acqua dolce e salata. Lo squalo più piccolo che esista è lo squalo lanterna nano. Questa creatura unica non cresce più di 20 cm, ma compensa le sue dimensioni in altri modi. Ad esempio, alcuni dei suoi organi emettono luce. E, dato che questa creatura vive in acque poco profonde, si mimetizza con i raggi del sole. La verdesca mangia molto, più del necessario. Non tutti gli alimenti vengono digeriti subito. Alcuni non vengono digeriti per settimane, finché non gli servono. Gli squali hanno una cosa che somiglia a una lingua, ma questo organo si chiama basilial. È la parte anteriore della cartilagine che va dal petto dello squalo alla bocca. Non si muove ed è praticamente inutile. Non partecipa al processo di alimentazione. Non è coperta di papille gustative. Il suo unico vero uso potrebbe essere supportare alcune delle ossa che collegano le branchie dello squalo. Ci sono centinaia di specie di squali nel mondo, più precisamente circa 500. Alcune sono bizzarre. Basta guardare gli squali goblin, elefante o tagliatore.
sono di dimensioni variabili, da diversi centimetri a decine di metri di lunghezza. Vivono anche in ambienti diversi. Gli squali tigre mangiano tutto ciò che riescono a trovare. Alcune delle cose più strane che hanno sgranocchiato sono videocamere, borse di denaro, targhe, da quasi tutti gli stati degli Stati Uniti, guinzagli per cani, chi più ne ha, più ne metta. Ogni squalo balena ha un motivo unico sulla pelle. Queste macchie e strisce possono essere utilizzate per identificare i singoli squali, proprio come le impronte digitali per le persone. Lo squalo capopiatto può immergersi fino a una profondità di 5 Empire State Building. I piccoli di squalo sono chiamati cuccioli. Quando nascono sono già nutriti. E se scelgono di allontanarsi dalla mamma squalo, non hanno bisogno di cacciare per diverse settimane. Oh oh, stiamo parlando di baby shark? Ti sdrai sulla sabbia e decidi di nuotare prima di andare a dormire. Entri in acqua e ti arriva fino alle ginocchia. Poi noti un bagliore verde-bluastro in lontananza. Assomiglia a una gemma che riflette la luce della luna, quindi procedi. Fermati e vattene via subito. Il bagliore fluttua verso di te e vedi un piccolo pesce che nuota nell'acqua. È grande come un gatto. La sua pelle risplende, ma non ti sembra pericoloso. In realtà è uno dei pesci più pericolosi del pianeta. Non puoi confondere lo squalo tagliatore con altri predatori marini. Ha una bocca rotonda armata di piccoli denti aguzzi che possono lasciare una bella botta su una barca di legno. Nonostante le sue dimensioni, questo pesce spaventa persino i grandi squali bianchi, balene, squali martello e altri. Una volta con i suoi morsi è persino riuscito a danneggiare un sottomarino. Di solito questo predatore vive nelle profondità dell'oceano, ma ci sono stati dei casi in cui ha attaccato delle persone. Ti immergi, stai guardando sul fondo del mare e all'improvviso noti qualcosa che inizia a muoversi. Esistono diversi tipi di pesce che possono fondersi con il paesaggio marino e uno di questi è il pesce angelo. Assomiglia più a una razza e sembra abbastanza amichevole, ma non nuotarci vicino. Questo predatore è veloce, ha denti affilati e una mascella potente. È aggressivo e può attaccare. Stai nuotando nell'acqua, hai una maschera da sub e vedi un banco di piccoli pesci in lontananza. Qualcosa di lungo nuota fino alla secca e fa ribollire l'acqua. I pesci scappano via. Deve essere una Lopias raffinesche che è a caccia. Questo squalo ha una lunga coda simile a una frusta e la usa per stordire i pesciolini. Ovviamente, se lo squalo percepisce un pericolo, agiterà la sua coda per difendersi e credimi, sarà meglio non provare il suo colpo di coda. Se vedi un pesce con delle piccole creste sugli occhi che sembrano delle corna, sappi che molto probabilmente è lo squalo cornuto del Pacifico. Questo predatore non è aggressivo. Nuota nei mari e negli oceani alla ricerca del suo cibo preferito. Granchi, gamberi, crostacei e ricci di mare. Ma è meglio non avvicinarsi troppo, poiché questo squalo ha uno dei morsi più potenti tra tutte le specie. Il suo dorso e le sue pinne sono ricoperti da punte affilate. E se ne vedessi uno al largo della costa francese della Normandia, beh, allora deve essere lo squalo cornuto francese. Nah, me lo sono appena inventato. Uno degli squali più spaventosi che puoi incontrare è lo squalo goblin. Puoi riconoscerlo dalla coda lunga e dalla pelle rosata. Vive al largo delle coste giapponesi e ha preso il suo nome grazie al suo aspetto insolito. Immagina di essere su una barca e di vedere questo squalo. Decidi di prendere come esca una bistecca e la fai penzolare fuori bordo. Lo squalo esce dall'acqua e va per prendere il cibo. A questo punto vedi una mascella con tanti denti aguzzi che fuoriesce da quella principale e afferra la bistecca. Poi lo squalo fa scivolare in dentro la mascella e nuota via. Per incontrare il prossimo squalo dovrai arrivare sul fondo dell'oceano. Qui c'è pochissima luce, ma riesci comunque a intravederlo. La sua testa è di un blu brillante. Il corpo è nero e non si distingue, quindi sembra che la sua testa fluttui nell'acqua. Questo piccolo predatore può stare nel palmo di una mano, ma non provare a tenerlo, altrimenti ti morderà. Si chiama squalo lanterna ninja. Nessuno sa esattamente perché la sua testa brilli. Potrebbe essere un modo per attirare le prede. Ma c'è anche una teoria secondo cui gli squali comunicano tra di loro usando questa luce. Nelle acque profonde dell'oceano puoi vedere un grande serpente. Sembra che stia strisciando sul fondo del mare. I suoi movimenti sono veloci e agili. Questo predatore marino è uno squalo. Lo squalo dal collare è simile a un serpente e non solo in apparenza. Può anche ingoiare prede più grandi del doppio rispetto alle sue dimensioni, che si aggirano intorno ai 2 metri. E ha circa 200 denti aguzzi.
da non confondere con l'anguilla di mare e altre creature marine simili a serpenti. Nelle acque fredde, dove non ci sono squali, puoi incontrare questa incredibile creatura. Molto probabilmente non lo vedrai perché lo squalo Mako Mako Kon nuota troppo velocemente. Può arrivare fino a 55 km orari, più veloce di un leopardo. Le sue prede non hanno alcuna possibilità di sfuggirgli ed è troppo veloce per farsi prendere dai suoi nemici. Se vedi una piccola caverna luminosa con dentro dei denti insoliti del tutto piatti, dovresti immediatamente uscire dall'acqua. Anche se è molto improbabile incontrare questa creatura di persona. Lo squalo Megamouth è uno degli squali più rari al mondo. Gli scienziati non l'hanno ancora studiato a fondo. Questo pesce, dalle dimensioni di un'auto, chiude raramente la sua grande bocca ed è grande abbastanza da farci entrare un essere umano adulto. Fortunatamente mangia solo plankton e non ti farà del male. Ah, meno male. E questo squalo non può essere confuso con nessun altro. Il Pleistophoridae è un pesce dal naso lungo, simile a una sega. Questi piccoli ingranaggi che ha sul naso sono denti che crescono verso l'esterno. Ogni dente è dotato di un elettrorecettore in grado di rilevare i campi elettrici provenienti da altri pesci. In condizioni di scarsa visibilità, questo squalo può rilevare la preda utilizzando il suo naso come radar. Il Pleistophoridae è uno spadaccino professionista con la sua sega e può colpire con forza e precisione. Uno squalo che ti noterà ancor prima che tu possa accorgerti di lui è lo squalo martello. I suoi occhi posti ai lati del martello guardano in quasi tutte le direzioni contemporaneamente. Nessun pesce può nascondersi da lui. Usa la sua testa non solo per osservare, ma anche per cacciare. Il suo cibo preferito è la razza. È come una specie di coperta che galleggia invisibilmente sul fondo del mare. Ma non può nascondersi dagli occhi acuti di questo squalo. Usa il suo martello per inchiodare la razza a terra. Ehi, che ne dici di mettere insieme lo squalo sega e lo squalo martello e fare un laboratorio di falegnameria? A me serve una sedia. Nelle acque dell'Artico, se sei abbastanza fortunato, potresti incontrare lo squalo della Groenlandia. Questa grande e lenta ma maestosa creatura si vede raramente in superficie, poiché dimora nelle profondità dell'oceano. Può vivere per ben 300 e più anni, quindi alcuni di loro c'erano anche ai tempi in cui le navi erano fatte solo di legno. Gli squali bianchi e gli squali tigre fanno parte delle specie che rappresentano un pericolo per l'uomo. Li riconosci dalla pinna triangolare che sporge dall'acqua, ma è molto più facile capire se sono nelle vicinanze facendo molta attenzione ad alcuni specifici dettagli. Ad esempio, è molto più probabile incontrarli la mattina presto o la sera tardi. In questi orari è meglio rilassarsi sulla spiaggia e non entrare in acqua. Inoltre, dovresti evitare le foci dei fiumi dove l'acqua è fangosa. È qui che vivono gli squali tigre, alcuni degli squali più irascibili al mondo. Ma il segno principale che questi squali sono presenti sono le barche da pesca. Se vedi queste imbarcazioni all'orizzonte, non entrare in acqua. Le persone usano le reti per catturare un gran numero di pesci. E dove ci sono molti pesci, c'è uno squalo che sta cercando di procurarsi del cibo. Se sei in acqua e vedi uno squalo nuotare verso di te, hai ancora una possibilità di salvarti. La cosa principale è non farsi prendere dal panico. Eh sì, così c'è scritto. Non colpire l'acqua e non fare movimenti bruschi per non innervosirlo. Non cercare di nuotare via perché potrebbe pensare che tu sia una preda. Lo squalo ti girerà intorno, quindi non perderlo di vista. Se ci riesci, nuota lentamente verso la riva fino a raggiungere l'acqua bassa, quindi scappa via rapidamente. Ma fai attenzione, lo squalo può arrivare fino alla secca. Se ti dovesse attaccare, dovrai combattere con tutte le tue forze. I punti deboli dello squalo sono gli occhi e le branchie. Oh, e fammi sapere com'è andata. Sei lì che nuoti a ben 3.000 metri di profondità, negli abissi dell'oceano. Insomma, non chiedermi come, reggimi il gioco. Fa freddo, la pressione è tremenda, nessun segno di vita. Ma poi noti una strana lucetta verde. Si tratta di uno squalo tagliatore. Il suo collo brilla al buio per attirare i pesci e altre deliziose prede. Ed è davvero uno squalo, malgrado sia grande quanto un gatto domestico. Ha la pelle bruna e grandi occhi verdi. Ma l'apparenza inganna. Di notte questo piccoletto sale fino in superficie e dà filo da torcere persino a squali bianchi, cetacei e pesci spada. Se guardi attentamente, puoi notare una bocca rotonda con tanti denti affilati. Più che mordere, questi denti tagliano come una sega.
Lo chiamano anche squalo stampo da biscotti, perché un suo morso lascia cicatrici perfettamente rotonde. E sono famigerati anche perché a volte hanno messo fuori uso persino dei sottomarini. Chissà che sapore avevano. Il prossimo squalo è grande quanto un'auto, circa. Ne sono stati avvistati non più di 100 esemplari, ma se dovessi incontrarne uno, non lo dimenticherai facilmente. Ha una bocca grande, enorme, e infatti si chiama squalo bocca grande. Grande abbastanza da fare di te un sol boccone, se volesse. Ma non lo farà, è innocuo per gli umani. Si nutre nuotando lentamente a bocca spalancata, filtrando plancton e altri piccoli organismi marini. Questo squalo ha uno speciale organo nella bocca, bioluminescente, che attira piccoli crostacei. Nuota a grandi profondità, nel buio completo. Chissà che bei sorrisi che fa, però. Gli squali lamniformi hanno la coda di grandezza spropositata. Quasi la metà della lunghezza dell'intero squalo somiglia a un'elica. È uno dei pochissimi animali a cacciare con la coda. Si avvicina a un banco di pesci e comincia ad agitare la sua arma vincente. I pesci vanno nel panico, proprio come vuole lo squalo. Se necessario, usa la coda anche per difendersi. La buona notizia per noi è che non attacca l'uomo. Lo squalo angelo. Ne esistono diverse sottospecie. E di angelico non hanno proprio nulla. Sono appiattiti, come le razze, e la loro pelle è perfettamente adatta a mimetizzarsi col fondale marino. Un travestimento così perfetto che i sub a volte li toccano inavvertitamente. Pessima idea. Sono veloci e mordono senza esitare. In generale, però, preferiscono i piccoli pesci agli umani. Lo squalo cornuto deve il suo nome alle due protuberanze che ha appena sopra gli occhi. È il nonno di tutti gli squali, non è aggressivo. Nuota con molta calma e sta sempre sveglio fino a tardi. Le sue prede preferite sono ricci di mare e crostacei. Ispeziona il fondale con le pinne, quasi usandole come zampe. Ma meglio non sottovalutarlo, il suo morso è tra uno dei più potenti di tutti gli squali. D'altronde ha bisogno di un morso molto potente per triturare il guscio delle sue prede. Un altro buon motivo per restargli alla larga sono i grossi aculei sulle sue pinne. Il premio per lo squalo più inquietante va di sicuro allo squalo folletto, senza rivali. Già visto da lontano ha un aspetto che non passa inosservato ed è grande circa quanto uno scooter sottomarino. Ha la coda molto lunga, ma mai quanto il naso. Vive a grandi profondità e adora fare grandi scorpacciate di calamari. La rapidità non è il suo forte, ma non ne ha bisogno. La sua tecnica segreta per catturare i calamari è davvero inconsueta. Lo squalo inizia a nuotare dietro al calamaro, inseguendolo, raggiungendolo, ma il calamaro è più veloce, molto più veloce. Lo squalo folletto andrà a letto senza cena, o così sembra, finché apre bocca. La sua mandibola è in grado di estroflettersi quasi totalmente all'infuori della bocca, e su quella mandibola ci sono denti affilatissimi. Grazie a questo trucchetto riesce ad acchiappare la preda e, finita la caccia, la mandibola torna al suo posto. Questi squali sono piuttosto diffusi nelle acque al largo del Giappone, ed è proprio dai folletti di miti e leggende giapponesi che prendono il nome. A proposito di Giappone, che ne dici di uno squalo ninja? Anzi, di uno squalo lanterna ninja. Immagina di scendere giù sul fondo dell'oceano lungo un tubo. È tutto così buio che non riesci a vedere niente. Ad un tratto vedi un puntino luminoso che si agita in lontananza. Ti si avvicina sempre di più. È una luminosa testa blu. Il problema è che non sembra esserci un corpo attaccato a quella testa. Lo squalo lanterna ninja ha la pelle così nera da sembrare invisibile al buio. Lungo appena quanto un braccio, ha però dei denti affilati da non sottovalutare. Nessuno sa perché questo squalo brilli nel buio, forse per attirare le prede? Ma secondo un'altra teoria si tratta di un metodo per comunicare con i suoi amici. Sempre che ne abbia. Lo squalo martello. Grandi e feroci, possono pesare fino a mezza tonnellata. Sono diffusi nei mari tropicali di tutto il mondo e sono forse la specie più riconoscibile di tutte. I loro occhi, situati alle estremità della testa a martello, sono in grado di osservare in quasi ogni direzione. Hanno anche degli speciali muscoli nel collo, con i quali sollevano e abbassano la testa per ampliare ancora di più lo sguardo. Le loro prede preferite? Le razze. Sai, quei pesci tutti appiattiti che sondano il fondale oceanico, perfettamente camuffati tra la sabbia e le rocce.
Le razze sono abilissime a mimetizzarsi nell'ambiente e a passare inosservate agli occhi dei predatori. Ma non agli occhi degli squali martello. Oh oh! I grandi squali bianchi, gli squali martello e altre specie di grandi dimensioni vivono circa 25 anni. Un altro squalo invece è molto più longevo. Lo squalo della Groenlandia può vivere tra i 300 e i 500 anni. Vive nell'Oceano Atlantico del Nord e nel Mar Glaciale Artico. Nuota per lo più in profondità usando il suo naso per scovare le prede. Visto il suo habitat, lo squalo si è perfettamente adattato alla forte pressione. Si tratta di uno dei pesci più grandi, longevi e lenti del pianeta. Immagina di fare una crociera nell'Artico e di vedere uno di questi squali, che nuota pigramente nelle acque gelate. Potrebbe essere nato 400 anni prima di te. Quasi tutti gli squali sono onnivori. Possono dare la caccia a delfini, altri squali, crostacei, ricci di mare e pesci grandi e piccoli. E hot dogs? No, scherzo. Lo squalo martello dal berretto è più salutista. Metà della sua dieta infatti consiste di alghe. Come avrai intuito, è un parente stretto dello squalo martello, anche se sembra più un badile, forse? Se vedessi questo squalo con i tuoi occhi, lo scambieresti per un serpente o un enorme verme marino. Lo squalo dal collare è a suo agio sul fondale dell'oceano, così come molti altri squali. Quando insegue una preda, si muove proprio come un serpente. E, proprio come i serpenti, fa della sua preda un sol boccone. Ma non significa che non abbia denti, anzi, ne ha più di 200, eppure belli affilati. Lo squalo sega si distingue per il suo naso lungo, piatto e tagliente. Quegli spuntoni sul naso non smettono mai di crescere. E ciascuno di loro è dotato di ricettori elettrici. Un vero radar che lo squalo usa per individuare le prede. Quando la preda è a portata di tiro, lo squalo scatta e colpisce col naso, agitandolo come un abile spadaccino. Attenzione invece a questo squalo, o in un batter d'occhio sarà scappato via. L'hai visto? E adesso? Si tratta dello squalo più veloce di tutti, lo squalo mako pinna corta. Può nuotare anche alla velocità di 55 km orari. Niente di che sulla terraferma, forse, ma in acqua è impressionante. Non sarà un ghepardo, ma è più veloce di qualsiasi cane. Ed è anche a sangue caldo, cosa rarissima tra gli squali. In questo modo riesce a nuotare fino a luoghi freddi e lontani, in cui nessun altro squalo sopravvivrebbe. Il pesce spada va ancora più veloce, può raggiungere i 90 km orari. Non è uno squalo, ma comunque vale la pena conoscerlo meglio. Tra i velocisti oceanici, il pesce spada non teme rivali. Più che un pesce sembra un capolavoro di ingegneria. Una ghiandola situata sopra il suo naso pompa una sostanza oleosa, che poi fuoriesce attraverso piccoli pori sulla pelle. Quest'olio è del tutto impermeabile e gli permette di fendere l'acqua come un siluro.